assegnato a Però. Certo, in avanti per i turbe, sinistro giro che ha voluto Negis, sempre attento, mette il pallone di calcio largo e il quarto gol della Roma. Finisce qui Roma Papio Udinese 3-1, partita senza storia, dominata da Giallorossi contro un'avversaria debole. Qui abbastanza fortunati, però con merito, perché abbiamo cercato la vittoria fino in fondo. Grandissima soddisfazione per il punteggio raggiunto fino ad oggi. Domande? Brevemente, solamente a lei, un'Atalanta più offensiva, come dicevamo, che ha cambiato modulo, può essere così anche in futuro? Sì, con Maxi Morales che gioca dietro le linee mediane ci può anche stare. Lì dipende chi si incontra, come giocano, dipende dalle caratteristiche. Qualche volta durante la gara si cerca di cambiare per migliorare, qualche volta di andare bene, qualche volta di andare male. Oggi è la data da fare. Grazie, grazie, certo, grazie a lei, complimenti per la posizione della Roma. Atalanta che sta perdendo molto della propria classifica in casa, così come la Lazio sta perdendo molto della propria classifica fuori casa. Non sembra avere la personalità la squadra di Pioli quando è fuori dallo stadio Olimpico, dove vince sempre. Sì, molto strano, perché è una squadra che ha la capacità di distendersi con grande facilità, con giocatori che hanno capacità di ribaltare il fronte velocemente, in trasferta dovrebbe avere più spazio ancora rispetto di casa, però probabilmente manca questa maturità ancora, una squadra relativamente giovane. Continua a vincere invece il Napoli, ha dominato. Continua a vincere il Napoli, ha preso tre pali, ha fatto due gol, allora è il momento di andarla a vedere la sintesi della partita del Napoli, lo facciamo con Luca del Capitano. No, Marco Lodetti. Allora, San Paolo va in scena la rotazione di Sarri, al minimo, per un intervento si qua quasi perfetto quello azzurro, allora Kirchhoff fa riposare Koulibaly e all'Ampira il chiaro a suo
responsabile, quel gran gol, un destro potentissimo, ha fatto una sovrapposizione.